Amici di Lombardia Web TV, oggi sono a Lainate, qui a Villa Litta, la rievocazione storica intitolata Il cerchio dell'acqua e del vento. E ho la fortuna di essere qui col proprietario di casa, il marchese Pompeo Giulio Litta, che mi avvicino subito, vado a conoscere. Caro marchese, lei oggi ha abbandonato la casa di città da Milano, è venuto qui a Villa Litta e ha organizzato una grande festa. Che oggi siamo nell'estate del 1785, Milano ha vissuto dei giorni torridi, non ci si può stare, e allora ho deciso di trasferirmi con mia moglie Eugenia Visconti Borromeo a Rese e siamo venuti in villa. Siccome in questo periodo un architetto, Giuseppe Levati, ha ultimato i lavori di ristrutturazione che io gli avevo commissionato sul Ninfeo e sui palazzi, ho deciso di fare l'inaugurazione. Abbiamo aperto la villa e abbiamo invitato i nostri parenti, tutta la nobiltà milanese, i villici del contado e le autorità del regno lombardo-veneto, gli austriaci. E poi chiaramente anche nobili del Piemonte, del Veneto piuttosto che dell'Emilia o della Toscana. Faremo vedere a tutti i nostri ospiti, anche agli abitanti di questo paese, di questo borgo che è della nostra famiglia, e faremo vedere le cose interessanti che abbiamo fatto e da cui loro traggono sostentamento. Cioè, lei è conosciuto anche per fare molti scherzi con l'acqua, è vero? Ne accadranno tanti oggi? Ma qualche scherzuccio ci sarà. Mentre transiterete nelle stanze troverete dell'acqua, ma non è inteso come il grande bagno salvifico, ma come uno spruzzo gioioso. Adesso sono qui con il maestro di prospettiva Giuseppe Levati. Allora, caro maestro, il marchese le ha fatto un bel ordine, un bel lavoro le ha commissionato. Sì, ho dovuto rifare un po' tutto, abbiamo rifatto tutta questa facciata, l'altra facciata dall'altra parte, poi questo ambiente bellissimo centrale con tutti i suoi giochi, e è stato un bel lavoro farlo. Stasera è un po' l'ospite d'onore, no? Perché hanno aperto il marchese, infatti ha aperto la villa e lei racconterà quello che avrà fatto. Sì, spiego un po' a tutti la mia opera e spero che l'apprezzino. E dopo aver sentito questo splendido balletto con le ballerine della villa, andiamo a vedere cosa faranno le contesse. Ho il piacere di essere insieme a Maria Litta, una dei 14 figli del marchese, giusto? Sì, di Giulio Pompeo Litta. E sono vestita in maniera così bizzarra perché praticamente torna mio fratello Giulio Renato da San Pietroburgo, è andato lì a riorganizzare la flotta russa di Caterina II e quindi in suo onore ho pensato di acconciarmi così. Tra l'altro è anche l'ultima moda di Parigi, mi dicono, quindi. E quindi è sempre alla moda. Certo, assolutissimamente. Maria Antonietta, saranno credo gli ultimi anni che detterà qualcosa di moda, ma finché c'è. Bene, allora buon proseguimento. Grazie anche a voi. Sono emozionatissimo, non sono mai stato in mezzo a una contessa e una marchesa. Allora, la contessa è? Contessa Elisabetta, signora di Lucca. E la marchesa? Caterina di Belgioioso. Siete qui a rappresentare e a raccontare cosa?
riguardo alla statua di Proserpina e leggeremo una lettura per i gruppi che sono in arrivo. Chi è che ci legge almeno la prima strofa? La contessa? Va bene. Bene. Dalle stanze dove i sassi ricamano pareti e soffitti, nelle quali ufficiali e signori della nobiltà si inchinano alla bellezza di dame, cui Parini, Alfieri e Goldoni dedicano rime e poesie. Siamo giunti all'Esedra con Plutone e Proserpina a narrare la leggenda di Gea e di Giove. Vi lascio al vostro lavoro allora. Grazie. Buon proseguimento.